Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Signore, mi guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo, sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, consapevoli dei nostri peccati, chiediamo al Signore di purificarci per essere meno indegni di accostarci alla sua mensa. Signore, pienezza di verità e di grazia, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Cristo fatto povero per arricchirci, Christe eleison. Christe eleison. Signore, è venuto per radunare il tuo popolo santo, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. E pace in terra agli uomini. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli le carni del mondo, ma hai pietà di noi. Ogni peccato del mondo accogli la nostra suddita, che se siede alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Padre, che affidi alle nostre mani le meraviglie della creazione e i doni della grazia, rendici sempre operosi e vigilanti, perché facciamo fruttare i nostri talenti per entrare nella gioia del tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro dei Proverbi. Una donna forte, chi potrà trovarla? Ben superiore alle perle il suo valore. In lei convide il cuore del marito e non verrà a mancare il profitto. Gli dà felicità e non dispiacere per tutti i giorni della sua vita. Si procura lana e vino e li lavora volentieri con le mani. Stende la sua mano alla conocchia e le sue dita tengono il cuore. Apre le sue palme al misero, stende la mano al povero. Illusorio il fascino e fugace la bellezza, ma la donna che teme il Dio è da lodare. Siate riconoscenti del frutto delle sue mani e le sue opere la lodino alle porte della città. Parola di Dio. Grazie a Dio. Diciamo insieme. Beato chi teme il Signore. Beato chi teme il Signore. Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie. Dalla fatica delle tue mani ti nutrirai, sarai felice e avrai ogni bene. Beato chi teme il Signore. La tua sposa come vite feconda nell'intimità della tua casa. I tuoi figli come virgulti di ulivo intorno alla tua mensa. Beato chi teme il Signore. Ecco com'è benedetto l'uomo che teme il Signore. Ti benedica il Signore da Sion. Posso tu vedere il bene di Gerusalemme tutti i giorni della tua vita. Beato chi teme il Signore. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Riguardo ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva. Infatti sapete bene che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte, e quando la gente dirà c'è pace e sicurezza, allora all'improvviso la rovina li colpirà come le toglie una donna incinta e non potranno sfuggire. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre,
cosicché quel giorno possa sorprendervi come un ladro. Infatti siete tutti figli della luce e figli del giorno. Noi non apparteniamo alla notte né alle tenebre. Noi dormiamo dunque come gli altri, ma vigiliamo e siamo sobri. Parola di Dio. In me porta molto frutto. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Avverrà come a un uomo che partendo per un viaggio chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2, a un altro 1, secondo le capacità di ciascuno. Poi partì. Subito colui che aveva ricevuto 5 talenti andò ad impiegarli e ne guadagnò altri 5. Così anche quello che ne aveva ricevuti 2, ne guadagnò altri 2. Colui che invece aveva ricevuto 1 solo talento, andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo, il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. Si presentò colui che aveva ricevuto 5 talenti e ne portò altri 5 dicendo, «Signore, mi hai consegnato 5 talenti. Ecco, ne ho guadagnati altri 5. Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò potere sul mondo. Prendi parte alla gioia del tuo padrone. Si presentò poi colui che aveva ricevuto 2 talenti e disse, Signore, mi hai consegnato 2 talenti. Ecco, ne ho guadagnati altri 2. Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò potere sul mondo. Prendi parte alla gioia del tuo padrone. Si presentò infine anche colui che aveva ricevuto 1 solo talento e disse, Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Ecco ciò che è tuo. Il padrone gli rispose, servo malvagio e pigro, tu sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così, ritornando, avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a chi ha i 10 talenti, perché a chiunque ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha verrà tolto anche quello che ha. E il servo inutile, gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti. Parola del Signore. Gloria a Dio Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Un caro saluto a tutti quanti voi, fratelli e sorelle, un caro saluto a tutti coloro che sono collegati con noi tramite Facebook e vivono in preghiera questo momento di celebrazione eucaristica. In modo particolare salutiamo tutti coloro che sono sparsi per l'Europa o oltreoceano e che con il cuore sono sempre legati a questa terra e a questa comunità. Siamo alla 33ª domenica del tempo ordinario, abbiamo finito l'anno liturgico, perché la prossima domenica celebreremo la solennità di Cristo, Re dell'Universo, che poi concretamente chiude tutto il ciclo di questo anno liturgico che abbiamo iniziato a novembre dell'anno scorso. Con la prima domenica di dicembre, il 3 dicembre, inizieremo il nuovo anno liturgico e il periodo di Avvento. Quindi vedete come è ciclica anche la nostra vita e il nostro percorso di fede, accompagnati dalla liturgia della parola,
e in modo particolare da un evangelista, tant'è vero che questa sera, in un certo senso, in maniera ufficiale, Matteo ci saluta per lasciare poi il posto all'evangelista Marco, che ci accompagnerà lungo il corso di questo, del prossimo anno liturgico. E ci saluta Matteo con una delle pagine più belle, ma anche più significative del suo racconto evangelico, soprattutto perché, se ricordate, abbiamo detto qualche altra volta, nelle ultime domeniche, la visione delle ultime domeniche dell'anno liturgico sembra una visione escatologica, si dice, parola difficile per dire, il nostro pensiero, il nostro sguardo si rivolge verso il cielo, verso le realtà ultime che attendono il nostro pellegrinaggio, che tante persone che abbiamo conosciuto, tante persone che abbiamo amato, che abbiamo avuto vicino, hanno già raggiunto precedendoci, ecco, nel loro cammino e anche nel nostro. E siamo al capitolo 25. Il capitolo 25 è caratterizzato, dopo qualche versetto, se avete la curiosità di andare a guardare, fra qualche versetto rispetto a quello che è stata la lettura di questa sera, Gesù ci racconterà che il regno dei cieli è simile ad un re che, seduto sul trono, separa le pecore dai capi, i buoni dai cattivi. Alle pecore dirà: venite benedetti, perché ho avuto fame, perché ho avuto sete e mi avete dato da mangiare e mi avete dato da bere. Ai capri invece dice: via, lontano da me, nel fuoco eterno, perché alle stesse condizioni non avete fatto quello che dovevate fare. Avevo fame, non mi avete dato da mangiare, avevo sete, non mi avete dato da bere, e il resto che già conosciamo, ma conviene, dato che appunto l'Evangelista Matteo ci saluta, conviene magari nella quotidianità delle cose che facciamo, andare a rileggere questo brano evangelico. È sempre bello, ripeto, in vista di questo raggiungimento del nostro obiettivo. Il nostro obiettivo è il regno dei cieli, la vita eterna, la nostra vita in Dio, che sarà vissuta eternamente quando il Signore vorrà, quando ci chiamerà a sé, ma che noi vogliamo, cerchiamo di vivere già come cristiani qui su questa terra. E proprio perché cerchiamo di vivere qui su questa terra uniti a Dio, insieme con Lui, che vogliamo leggere la parola di Dio che abbiamo ascoltato, ma soprattutto il Vangelo che ci è stato affidato, che ruota, attenti, attorno all'ultima frase che noi abbiamo sentito, non proprio l'ultimissima, ma una delle ultime frasi: a chiunque ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, a chi non ha verrà tolto anche quello che ha. Frase enigmatica che poi però si può semplificare in maniera molto molto comprensibile. A chi vuole davvero scoprire ciò che ha, ciò che gli è stato donato, e mettere in pratica, e mettere a frutto, e mettere in movimento quello che ha, sarà dato. Chi invece si accontenta di sedersi e aspettare, gli sarà tolto pure quel poco che ha. Mi spiego meglio, anzi, Gesù ci ha spiegato benissimo con la parabola che ci ha raccontato, che è la parabola dei talenti, che noi conosciamo bene. Questo signore, questo padrone, che chiama i suoi servi e a ciascuno distribuisce. Perché lo fa? Perché si fida di questi servi. Lui sa che affidando i suoi beni a queste persone non le ruberanno, queste persone non le perderanno, non le sciuperanno, ma almeno le terranno con sé. Ma due di loro fanno anche qualcosa di più, le mettono a frutto. Tant'è vero che il padrone, quando richiede i suoi talenti, loro daranno quello e anche altro. Me ne dati 5, te ne do altri 5. Che significa questo? Questo è il primo messaggio. Il primo messaggio è che i servi si rendono conto di quello che hanno tra le mani prima di poter trafficare, prima di poter impegnare, di poter
fare quest'opera di trasformazione. Dobbiamo, siamo chiamati ogni giorno, a qualsiasi età, non si finisce mai, se non quando il nostro Signore ci chiama a sé, come dicevamo all'inizio della riflessione, non si finisce mai di renderci conto di quanto è importante la nostra vita, di quanto, fratelli e sorelle, e l'invito è concreto, lo faccio a me, ma lo faccio a ciascuno di noi, ogni tanto a guardarci allo specchio, non per disprezzarci, ma per dirci: io sono l'opera meravigliosa di Dio. Quante volte ce lo siamo detti? Mai. Io non dico solo a voi, anch'io tante volte quando mi guardo allo specchio penso a tutti i problemi, le preoccupazioni, tutte le cose, magari i fatti che sono successi, quelli che potrebbero succedere, di tutti i calcoli. Noi siamo cristiani e dobbiamo partire da questo punto, il punto di guardarci e ammirarci, non con quella, come dire, con quella presunzione, no, quel vantarsi che non serve a niente, quello negativo che non porta a niente di buono, ma comunque guardarci negli occhi e dirci: tu sei un'opera meravigliosa di Dio, sei uscito meravigliosamente dalle mani di Dio. Tutti quanti noi, tutti, nessuno escluso, nemmeno i cattivi, nemmeno quelli che stanno combattendo, che stanno distruggendo, che hanno ucciso tante persone, nemmeno quelli sono un errore di Dio. Perché Dio è Dio e Dio non fa mai errori. Voglio dire, lui è perfezione infinita ed eterna. Purtroppo, dato che non ci rendiamo conto tutti, ognuno poi, nello scegliere la strada, nello scegliere ciò che vuole fare, chiaramente decide anche di prendere la strada del bene o la strada del male, di fare la scelta verso qualcosa di buono, verso quell'amore che deve uscire dal cuore e si trasforma in gesti concreti, oppure di fare l'esatto contrario e quindi vedere l'altro come qualcosa da combattere, un nemico da combattere, un qualcosa da distruggere. Partendo da qui, noi riusciamo a capire che, essendo un'opera meravigliosa di Dio e quindi avendo ricevuto dei doni, delle caratteristiche, delle facoltà, qualcosa di bello dentro la nostra vita che parte dal cuore, coinvolge la mente e poi coinvolge tutta la nostra esistenza, siamo chiamati a far fruttificare ciò che abbiamo. L'intelligenza, la capacità di riflessione, di ragionamento, la capacità di decisione, il percorso anche culturale che magari tanti di noi hanno fatto, che ha dato la possibilità di rendersi conto del mondo che li circonda e di come poter interagire con questo mondo che ci circonda. Tutto viene messo nelle nostre mani perché questo si fruttifichi, cioè non resti lì una cosa che ci sta, ma non la sfruttiamo, non ne diamo peso, non ne diamo importanza e soprattutto non la traduciamo nella nostra vita. Perché poi, giustamente, Dio a quello che ci ha affidato come opera preziosa che è uscita dalle sue mani, quando ci chiede racconto, che cosa presenteremo? Faremo la presentazione come quelli che hanno ricevuto 5 talenti e 2 talenti? O faremo lo stesso errore di chi ne ha avuto uno solo? Ho avuto paura, perché tu sei una persona severa, cattiva nel senso di severa, prendi dove non hai messo, mieti dove non hai seminato. Per cui ho avuto paura e ho nascosto sottoterra. Traduciamo. Tante volte, purtroppo, nella nostra vita ci accomodiamo su un divano che si chiama poca voglia di fare qualcosa. Oppure quei discorsi, slogan, diciamo, principale: non me ne tiene. Di fronte a qualsiasi cosa,
anche un impegno che magari ci prendiamo verso altre persone, sì sì, però non me ne tieni, ok, ho preso sempre però proprio, guarda, no? Oppure tante volte, io ho sentito questa cosa, tante volte si dice, cioè vabbè, ma sai, io ormai non ho più l'età, largo ai giovani, lasciamo fare, largo ai giovani. Io ho incontrato nella mia vita un'innumerevole presenza di giovani obesi o diabetici. A furia di dire largo ai giovani, si sono talmente allargati che o sono diabetici o sono obesi. Ognuno di noi deve fare la sua parte. Tu hai ricevuto dei talenti, hai ricevuto delle capacità che devi far sfruttare fino all'ultimo giorno, fino all'ultimo respiro, perché quel tuo essere prezioso deve pur contare qualcosa, non solo agli occhi di Dio, ma anche davanti agli altri, in una vita che noi viviamo gli uni accanto agli altri, gli uni nelle mani degli altri. Ricordiamoci che non siamo mai soli, non siamo mai stati e non lo saremo mai, anche se nasciamo da soli e moriamo da soli, va bene, però il nostro cammino è fatto insieme ad altre persone, ad altri fratelli, ad altre sorelle, che sono quel dono prezioso che Dio ha fatto uscire dalle sue mani. Allora non è giusto che il talento viene sotterrato per paura, per pigrizia, per controvoglia. Non è giusto che ci sediamo sul divano, ci mettiamo con la vaschetta, la vasca, quella grande così di popcorn, cominciamo a mangiare popcorn, aspettando che scenda il panariello dal cielo. Lo ricordate? Io sì, me lo ricordo quando ero piccolino. Voi piccolette non me lo potete ricordare. Ma io me lo ricordo, quando lanciavo nulla a mia mamma, quando stava ancora in piedi, che poteva muoversi e camminare, mamma mi butti il cappello, e lei prendeva, metteva nel cestino e cominciava a calare, no? Il panariello, ricordate? Dal balcone fino a giù. Lo prendevi e lo faceva risalire. Tante volte noi facciamo così. Ci sediamo e aspettiamo che un cestino scenda dal cielo, da qualcuno, cioè vabbè, si dovrà fare, però qualcun altro lo farà. Allora, attenzione, quale risposta vogliamo ricevere da Gesù, da Dio, nel mentre della nostra vita, ma anche quando ci troveremo davanti a Lui? Vieni, benedetto dal Padre mio, sei stato fedele nel poco, ricevi, ecco, l'eredità sul molto, vieni a godere della gioia del tuo Signore, oppure vogliamo sentirci dire, vedi di prenderla via, di sparire davanti ai miei piedi, perché non sei stato capace, un talento ti ho dato tra le mani, uno, sei stato capace di farlo fruttificare. Poniamocela questa domanda, perché il Signore da noi vuole che noi ci mettiamo il nostro impegno, ma soprattutto vuole anche che attraverso il nostro impegno, attraverso quelli che sono i doni che noi abbiamo ricevuto, ci affidiamo alla mano provvidente di Dio, alla sua mano provvidente. E io vi posso assicurare, sono 23 anni che sono sacerdote, vi posso assicurare che la mano provvidente è sempre lì e interviene sempre, e tu ne senti l'efficacia di questa mano che interviene con te, o tante volte anche quando tu non riesci ad arrivare a posto tuo, interviene nella tua vita e pone le cose nella maniera più giusta. Non sempre riusciamo ad avere, diciamo, quei piccoli, anche non solo grandi, ma anche piccoli successi nella nostra vita. Non sempre tutte le cose ci vanno in maniera facile, no? Tante volte la nostra vita è un'altalena tra gioie, dolori, tra pensieri, soddisfazioni, successi, insuccessi. Viviamo di tutto. In questa altalena sentiamoci sempre accompagnati dalla mano provvidente di Dio, che sa quando deve intervenire, sa quando le nostre gambe stanno cominciando ad indebolirsi, sa quando la forza arriva fino a un certo punto, e da quel punto là interviene Lui nella sua grande onnipotenza, nella sua grande misericordia e nella sua grande forza.
che riempie, non sostituisce, ma riempie la nostra esistenza. Perché, come lo dicevamo anche domenica scorsa, Dio non ci prende in braccio, non è giusto. Tante volte vogliamo che Lui faccia posto nostro, no, no, non ci prende in braccio, ci prende la mano e cammina con noi, ma vuole che noi muoviamo i nostri passi, noi facciamo il nostro cammino, noi prendiamo le nostre decisioni, noi facciamo battere il nostro cuore. E allora, fratelli e sorelle, teniamolo presente, anche per questo nuovo anno liturgico e il nuovo anno, diciamo, il nostro percorso cristiano si sta avvicinando e lo inizieremo. Teniamo presente che noi abbiamo, ma deve crescere sempre di più. Abbiamo la nostra fede, abbiamo il nostro essere creature di Dio, il nostro essere cristiani, che ci chiede, non ci impone, ma ci chiede una testimonianza, ci chiede una certezza, ci chiede una forza nel nostro credere, che Dio è sempre dalla nostra parte, ci ama con amore infinito e benedice ogni passo e ogni gesto della nostra vita. Amen. Credo in un solo Dio, Padre, Creatore del cielo e della terra, in tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, amato dal Padre, prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. I suoi pastori e tutti i battezzati. Ognuno sappia mettere a frutto i talenti ricevuti dal Signore per il bene dei fratelli. Preghiamo. Signore, ascoltaci. Per il nostro paese e il nostro popolo. Ognuno sappia valorizzare i doni e i talenti di fede, di cultura e di bellezza ricevuti per costruire una società sempre più giusta e solidale. Preghiamo. Signore, ascoltaci. Per chi vive come se il Signore non esistesse e per chi invece lo attende nella paura, ognuno apprenda a usare bene il tempo che gli è dato e a vivere nella pace. Preghiamo. Signore, ascoltaci. Per i genitori cristiani, illuminino le loro dimore e le giornate dei figli con una vita virtuosa, ricca di fede e di opere buone. Preghiamo. Signore, ascoltaci. Per la nostra comunità, nutrita dall'Eucarestia, diventi sempre più credibile nell'imitare il Maestro Divino nella sua donazione totale per la salvezza dei fratelli. Preghiamo. Signore, ascoltaci. Ti abbiamo presentato, Padre, la nostra preghiera. Accoglila, purificala ed esaudisci ciò che è per il nostro bene. Per Cristo nostro Signore. Amen. Quanti fate la
Madre onnipotente. L'offerta che ti presentiamo, Signore, ci ottenga la grazia di servirti fedelmente e ci prepara il frutto di un'eternità beata. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In animo i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E veramente, cosa buona e giusta, il nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente di te. Da te riceviamo esistenza, energia e vita. Ogni giorno del nostro pellegrinaggio sulla terra è un dono sempre nuovo, il tuo amore per noi è un regno della vita importante. Poiché possediamo fin da ora le primizie dello Spirito, nel quale è risuscitato Gesù Cristo dai morti, e viviamo nell'attesa che si compia la beata speranza nella Pasqua eterna del cuore. Per questo mistero di salvezza, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te la nostra lode, acclamando con festosa esultanza. Santo, 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 Signore Dio dell'universo, santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni incoraggiati dal tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, prese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai disegnato di stare nella tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Preghiamo in mente per la comunione al corpo del sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giancarlo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle, Sebastiano, Filomena, Pietro, Maria, Maria Saveria, Vitangelo, Giuseppe, Giuseppina e Antonietta, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Dio e tutti abbia misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Sant'Andrea, Sant'Anna e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo te Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace nel nostro cuore, con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza del nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che è il Dio nostro, la pace, Agnello di Dio, che porta i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che porta i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che porta i peccati del mondo, dona noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco quello che toglie i peccati del mondo, beati, invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di
da questo sacramento, ti preghiamo umilmente, Padre, la celebrazione che il tuo Figlio, comandato di fare in sua memoria, ci faccia crescere nell'amore. Per Cristo nostro Signore. Seduti un attimo. Qualche piccolissimo avviso per questi giorni. Ricordo ancora che domani non c'è la celebrazione eucaristica, non riserva per l'insegnamento, però alle 17 viene aperta la chiesa, alle 17.30 poi ci sarà il Santo Rosario per chi vuole vivere un momento di preghiera. Ricordate che la chiesa è aperta dalle 17 alle 18. Martedì invece, dopodomani, inizia la novena in preparazione alla festa di Sant'Andrea. Siamo arrivati anche alla festa del Santo nostro patrono, che vogliamo preparare nel modo più bello, anche spiritualmente parlando. Per cui, da martedì prossimo, ogni giorno, alle ore 17.30 ci sarà il Santo Rosario. Poi, alle 18 ci sarà la celebrazione eucaristica e al termine della celebrazione eucaristica faremo le preghiere in onore del Santo Patrono. Mi pare che non siano ancora stati messi i manifesti in giro. In chiesa ce l'abbiamo già, chiaramente del comitato che si è costituito, tutti gli Andrea hanno fatto tutto il comitato, diciamo, per questo momento, hanno prodotto il manifesto, quindi in parrocchia c'è già. Però guardate un po' in giro questi giorni, sicuramente tra domani e dopodomani sicuramente verranno messi affissi a diverse parti. Ricordo però già il programma del 30 di novembre, poi lo ricorderò anche domenica prossima. Alle 18.30 celebreremo la Santa Messa Solenne in onore di Sant'Andrea e poi subito dopo, intorno alle 19.30, a conclusione della Messa faremo il bacio della reliquia e poi subito dopo ci sarà la processione della Santa Sant'Andrea per le vie del paese, secondo quello che è il nostro itinerario tradizionale. Dato che appunto viviamo la novena di Sant'Andrea e la festa, solitamente il 29 di novembre inizia la novena in preparazione alla solennità dell'Immacolata Concezione, dando la priorità alla festa di Sant'Andrea, che è la nostra festa patronale. La novena la cominceremo il giorno 1 dicembre, quindi il 30 viviamo la festa di Sant'Andrea, dal 1 poi vivremo la novena in preparazione all'Immacolata Concezione. Poi domenica prossima vi darò il programma per quanto riguarda la novena. In piedi concludiamo la celebrazione. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. A tutti quanti voi e a tutti coloro che ci hanno seguiti e hanno pregato con noi tramite Facebook, auguro una buona serata. Grazie.